Grazie a tutti, ben ritrovati al vostro Alex Rossi, siamo qui ritornati nel post partita di Roma-Juventus, finito 1-1. Che amarezza, che amarezza, che amarezza, che amarezza. Servivano i 3 punti, servivano i 3 punti. Noi che facciamo? Pareggiamo con la peggior Juve degli ultimi anni, con la peggior Juve che anche se la peggior Juve ti ha messo in difficoltà, è meno male che ci sta a svilare. Io mi domando come cazzo faceva il portoghese a mettere Rui Patricio, Rui Patricio, Rui Patricio, come cazzo faceva a mettere Rui Patricio e non mettere svilare. Io mi domando se veramente ci capiscono di calcio, mi domando se veramente ci capiscono di calcio oppure no. Madonna, ragazzi, Madonna, cioè, oggi che dovevamo portare a casa i 3 punti, che era una partita importante, tra oggi e quella di, no, di giovedì, perché penso che comunque ormai siamo usciti, ma quella di domenica contro l'Atalanta, devi portare a casa 6 punti, che fai? Cazzo, ma un po' di grinta, capisco la stanchezza, sei stanco, non ce la fai più, tutto quello che vuoi, ma una cazzo di grinta la volete mettere, sudare e morire sul campo, porca puttana, per sta Champions League che per noi è fondamentale, una bombola d'ossigeno. No, no, mamma mia, ragazzi. Poi, per carità, cioè, la formazione iniziale ci sta perché devi far riposare giocatori con mancine, cioè non ce la vanno più, sono scoppati e devi cambiare. Ok, che comunque gli orienti indicano mi sono dispiaciuti. Ma Christensen, prendi le cazzo di valigie, vattene via da Roma, vattene via da Roma. Vattene via da Roma, ciao Christensen, Renato Sanchez, Abraham che entra nel secondo tempo, Madonna ragazzi, con Szczęsny a terra lì, ma cazzo, allora Szczęsny a terra, poteva fare o il pallonetto o fare qualcos'altra cosa che fa gliela tira addosso, gliela tira addosso, e poi mi dicono, ma ha fatto gol con il Napoli, ragazzi, ma i giocatori che devono subentrare, devono spaccare le partite, cioè non sempre, per l'amor di Dio, ma vedete Azmoun con quelle grinte, cattiveria, comunque è maggiore ad Abram, cerca sempre di fare qualcosa, Abram sbaglia le cose più semplici come l'altra volta che bastava contro il Leverkusen, tic, un colpo di testa semplicissimo, appoggiava e da uno era aperta ancora, invece no, invece no. Partita ragazzi che oggi dovevamo vincere per forza perché l'Atalanta domani giocherà a Salerno che arriverà a pari punti nostri visto che la Salernitana sta più inguaiata di non so che cosa e quindi vinceranno 5-0, gli faranno il cappotto sicuramente l'Atalanta quando cioè se la Salernitana fa domani il miracolo di far punti almeno un punto con l'Atalanta cioè buonanotte quando cazzo si fa la Salernitana. Se buonanotte, se quelli stanno, giocano per l'orgoglio, sanno manco loro come cazzo si gioca a pallone, ma lasciamo perdere. A parte questo, ragazzi, oggi ho visto una Roma stanca, una Roma che comunque a tratti ci ha provato, però, ragazzi, gli ultimi passaggi sono entrati, due attaccanti, abbiamo tolto Lukaku, era quello che faceva le sponde, abbiamo messo due attaccanti che in due oggi zero, zero, zero. Baldanza oggi buono, mi è piaciuto. Dybala, peccato che è uscito, ma dobbiamo anche preservarlo perché ci serve per questo rush finale di stagione. E buono Paredes, Cristante si vede che non ce la fa più, ragazzi, perché a tratti la partita era, cioè, non mi è piaciuta per a tratti perché era stanco. La difesa con Dica Llorente è buona. Angelino sufficiente, diciamo 6 e mezzo oggi gli do. Però Christensen, ragazzi, Christensen per il meme gli darei 6, perché per il meme mi dispiace questo qui che sta alla Roma, mi dispiace, non abbiamo un terzino, se tu li metti tutti insieme, li mettiamo tutti insieme, un terzino decente, facciamo la fusione, tipo Dragon Ball la fusione, non esce uno buono, non esce uno buono, mannaggia la matosca, non esce uno buono, mannaggia la matosca tra tutti quanti i terzini che ci abbiamo, ragazzi. Mamma mia, oggi era fondamentale, poi alla fine avrei provato a mettere anche il Shaarawy perché questa partita era importante, sì, un punto, dici, però si vedeva che De Rossi non era contento, ma cazzo De Rossi, cazzo vieni lì, cioè io te voglio bene, ma sbranali, mangiateli sti cazzo giocatori, fagli sputare il sangue, porca puttana, invece no, prendiamo un punto, io mo non so come andiamo in Germania, non so come ci andiamo.
E voglio vedere poi a Bergamo. Voglio vedere a Bergamo, voglio vedere a Bergamo, voglio vedere a Bergamo, voglio vedere a Bergamo. A Bergamo devi vincere, se no sei fuori. Sei fuori dalla Champions. E mi sono rotto il cazzo per un altro anno di fila che puoi gestire di andare in Champions. Ah, un'altra volta musichetta dell'Europa League. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. E soprattutto è importante per le tasche economiche della società andare in Champions. Per le tasche economiche della società. E questo è fondamentale, che forse alcuni calciatori non hanno capito. Quindi, detto ciò, ragazzi, ci vediamo in live. Ci vediamo in live, ragazzi. Mi raccomando, andatemi a seguire tutti su TikTok. Mi raccomando, Valex Rossi a gogo. E niente, raga. Mamma mia, cioè, io volevo i 3 punti oggi. Costa Juventus, costa Juventus.